Attraverso Mario del Giglio. Tutto è dall'illusione alla realtà. Attraverso Mario del Giglio. Domanda: cosa succede immediatamente dopo la morte a chi non si rende conto di essere passato in un'altra dimensione? È il caso di chi muore improvvisamente di morte violenta per calamità o di chi non crede nella sopravvivenza dell'anima? Risposta: è veramente triste, credetemi. Io ho vissuto quell'esperienza in una precedente vita. Non ero pronto per venire via. Pensavo che doveva succedere agli altri e non a me. Sapete, tanti vivono guardando gli altri e le altrui esperienze, ma non riescono a comprendere che l'esperienza e la vita degli altri fratelli è la nostra. E questo è il punto molto importante che, sebbene lo si ripeta all'infinito, non volete veramente comprendere. Gli altri esistono solo per coloro che non vivono nella dimensione della spirale e la cui unica visione è quella del loro ego. L'ego fa vivere secondo se stessi. Riflettete su questa mia precisazione. Gli altri non esistono in quanto siete e siamo un sol tutto. La mia sofferenza era dovuta proprio al fatto di aver vissuto la vita egoisticamente. Credetemi, tutto nella legge divina è logico e perfetto. Quando si vive senza considerare gli altri fratelli, e qui intendo tutti, senza distinzione di razza e di religione, perché siamo emanati tutti da una stessa sorgente, ecco che finiamo col subire noi la sofferenza di non vedere nessuno. Non vediamo nessuno perché non abbiamo considerato nessuno, perché gli altri non sono esistiti per noi. Il mio stato di sofferenza è stato proprio quello di vivere da solo, senza vedere quella luce di cui il fratello precedente ci parlava. Potete immaginare cosa significa vivere senza vedere nessuno? Ecco, riflettete su questa testimonianza, così potrete comprendere che è meglio vivere di quell'amore che abbraccia tutti i fratelli che vivono sulla terra con esperienze diverse. Non ergetevi a giudici inflessibili sulle vicende umane. Sì, la vicenda della vita porta ad essere tante volte crudeli con gli altri. Il mio suggerimento è: amate, amate tutti. È solo con l'amore che si vedrà la luce.